Eidu Wallet permette in maniera semplicissima e velocissima di mettere a rendita alcune delle proprie criptovalute depositate sull'applicazione stessa. Utilizza la liquidità della piattaforma Compound Finance che abbiamo visto qualche video fa. Se vi ricordate, quella piattaforma non è proprio semplicissima da usare, richiede l'interazione con degli smart contracts, insomma occorre essere un po' sul pezzo, lasciatemelo dire. Tramite Eidu invece la cosa si semplifica ai massimi, in quanto è sufficiente fare un paio di click e si ha già la situazione sotto controllo. È possibile appunto mettere a rendita le proprie cripto, oggi vediamo un esempio con DAI, e svincolarle in qualsiasi momento. Vi ricordo che è tutto senza fees e tutto davvero decentralizzato. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Continuiamo oggi la nostra serie sulla DeFi parlando di una piattaforma che è davvero decentralizzata, che è Compound Finance per l'appunto. Tramite Eidu si semplifica tantissimo il suo utilizzo e si ha sempre sotto controllo il tasso di interesse che maturano i nostri DAI, il sottostante che abbiamo, quanto ho guadagnato dall'inizio ad adesso, insomma tutto quello che mi serve sapere a portata di smartphone, in quanto si tratta di un'applicazione. Oggi andiamo a vedere un po' dalla A alla Z come si utilizza Eidu e come si mette a rendita le proprie cripto tramite per l'appunto Eidu. Però prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video se siete gasatissimi per la DeFi, so che lo siete. Vi ricordo che c'è tutta la playlist qua dei video delle altre piattaforme di guadagno passivo tramite DeFi, la trovate qua cliccando in alto a destra. Seguitemi iscrivendovi sul canale cliccando la campanellina, ma anche sugli altri social, che male non vi fa, vedrete che non ve ne pentirete. Andiamo a vedere invece Eidu e Compound Finance come funzionano. Eccoci qua. Se quello che volete fare con la piattaforma Compound è semplicemente andare a maturare interesse vincolando le proprie coin, come ad esempio DAI, nell'esempio che vedremo oggi, è possibile farlo in una maniera molto più semplice che andare ad utilizzare l'interfaccia di Compound con tutti i passaggi necessari. Vi mostrerò come, utilizzando Eidu Wallet, si può andare a maturare interesse, quindi avere questa rendita passiva, vincolando i propri DAI direttamente dall'applicazione in veramente pochissimo tempo. Compound, per chi non lo sapesse, innanzitutto, se non lo sapete, vi invito a vedere il video che ho fatto dedicato a Compound, dove lo spiego in maniera approfondita, ve lo lascio qua in questo link in alto a destra, ma in brevissimo è una piattaforma di prestito / richiesta di prestito per l'appunto, quindi possiamo fare quelli che prestano fondi ad altri o quelli che chiedono un prestito, e se prestiamo i fondi ad altri, che è quello che vedremo oggi, andiamo a ricevere un interesse sul nostro capitale, sulla liquidità che forniamo in prestito. Il prestito avviene, questo è un passettino teorico in più che dobbiamo fare per capire appieno quello che poi andremo a fare dall'Eidu Wallet in maniera molto semplice, andare a creare i cosiddetti C token, che sono, C sta per Compound ovviamente, che sono dei token che ci vengono dati quando vincoliamo le nostre stablecoin, ad esempio il DAI, alla piattaforma Compound, come prova del fatto che appunto noi abbiamo vincolato i nostri DAI. Quindi se noi andiamo a inviare DAI allo smart contract di Compound, riceviamo in cambio i CDAI per l'appunto, e su questi CDAI si matura un interesse. I CDAI poi ci rimangono ovviamente nel nostro wallet Ether, in quanto sono token ERC20, e crescono di valore nel tempo. È quello il modo in cui l'interesse viene garantito agli holder di CDAI, che sono appunto coloro che hanno dato liquidità alla piattaforma Compound. Come funziona tutto questo? È veramente semplice in realtà, perché guardate, innanzitutto qua c'è un esempio, il Compound USD Coin, quindi CUSDC, per utilizzare questa stablecoin, e vedete che il suo valore, che lo vedete qua in USDC chiaramente, è crescente nel tempo. Attenzione, un CUSDC così come un CDAI valgono molto meno delle loro controparti stablecoin. Perché? Perché non sono legati in nessun modo a loro. Quindi parte, perché la piattaforma ha deciso così, da un valore di 0,02 all'inizio, e poi crescono nel tempo in base a quel tasso di interesse che è dato dalla domanda per la liquidità in prestito di quel tipo. Quindi, per capirci in soldoni, quello che vedete nella colonna supply
API APR della piattaforma Compound. Quindi se ad esempio su USD Coin vedete 3,70% annuo, significa che con la domanda attuale per la liquidità in USDC, i vostri CUSDC aumenteranno di valore del 3,7% l'anno, ok? È così che funziona la piattaforma di Compound. Allora il problema si riduce, quindi ciò che vogliamo fare è andare a trasformare i nostri DAI in CDAI. Ed ecco qui che prendiamo in mano il nostro Eidu Wallet. La prima cosa da fare, o meglio, il prerequisito, è avere ovviamente i DAI e un po' di Ether. Gli Ether servono a pagare le transazioni che noi andremo a fare con gli smart contract sulla blockchain Ethereum, chiaramente. Quindi anche se muoviamo DAI serve avere un po' di Ether, perché le fee si pagano sempre sempre in ETH. La feature che utilizziamo invece del wallet è Swap, che è quella feature che ci permette, tramite appunto smart contracts, quindi in maniera decentralizzata, di cambiare alcune coins in altre. E i Eidu Wallet non ve lo sto a spiegare perché sicuramente lo conoscete già, ma è un'applicazione che non è solo un wallet, come potete vedere. Tra le varie feature vede anche l'acquisto e la vendita di coin, un exchange ibrido, quindi parzialmente decentralizzato, e la possibilità di partecipare a token sales. Insomma, è un po' un ecosistema, diciamo così. E oggi vediamo appunto la feature Swap, che è quella che ci serve, ci interessa. Quindi noi, vedete qua, dobbiamo selezionare le due coin da swappare, da cambiare una nell'altra. Ovviamente vogliamo cambiare i DAI, vedete qua sotto c'è il mio bilancio di 21,86 circa, in Compound DAI. Vedete che possiamo cambiare varie coin, la USDC, i DAI, i SAI, tra l'altro single collateral, e il single collateral DAI. Questi qui che vedete sotto come BZX sono quelle coin di Fulcrum, che è un'altra piattaforma di DeFi che magari approfondiremo in futuro se vi interessa. Quindi noi oggi vogliamo cambiare i DAI in Compound DAI, semplicemente tutti quanti. Vedete che 21,86 DAI equivalgono a 1091 CDAI. Perché? Perché se andiamo a vedere il tasso di cambio qua, è partito anch'esso da 0,02 il giorno della nascita del DAI multicollaterale, e in seguito vedete che è andato aumentando nel tempo, ok? Con l'APR dato dal, cioè il tasso di crescita dato dalla domanda di liquidità in DAI, quello che abbiamo visto prima come supply APR per l'appunto. Quindi al momento vale all'incirca 0,02001757 DAI, ci fa il cambio automaticamente Eidu Wallet e noi facciamo verifica swap. Come vedete qua vediamo il tasso di cambio innanzitutto, quanto inviamo, quanto riceviamo in CDAI e il costo della transazione sulla blockchain Ethereum. Swap avvenuto con successo, eccoci qua. Quindi al momento sto interagendo con lo smart contract di Compound andandogli ad inviare i miei DAI assieme alla fee pagata il gas in Ether, e sto aspettando di ricevere i CDAI in cambio. Vi anticipo già che una volta ricevuti i CDAI io non dovrò fare nient'altro, perché i CDAI da soli maturano nel tempo. Come abbiamo visto fino adesso, i CDAI aumentano di valore nel tempo sempre in base alle percentuali che la piattaforma ci dà, quindi non dobbiamo appunto fare nient'altro. È molto più semplice che dover interagire con l'applicazione di Compound e dover fare tutti quei passaggi che abbiamo visto nell'ultimo video. Qualche giorno dopo sono tornato sul mio wallet per vedere un po' come maturava la situazione e, come potete vedere, mi mostra in tempo reale quel poco ovviamente di interesse che ho guadagnato, visto che ci ho messo pochissimo, 21.8 DAI, che è minore di un centesimo di DAI, e mi mostra anche, vedete sotto, l'interesse annuale al tasso corrente, che come vi dicevo è variabile. Vi ho per paragone vi mostro anche la schermata di Compound per farvi vedere che appunto Eidu non si prende nessuna percentuale, ma vi riporta il medesimo interesse annualizzato che offre la piattaforma Compound. Quindi è proprio non un intermediario, ma un'interfaccia diretta con la piattaforma stessa, nettamente semplificata. Una volta che voglio chiudere il tra virgolette prestito, chiamiamolo così, vado a swappare di nuovo i miei CDAI in DAI e il gioco è fatto. Ovviamente
al netto degli interessi maturati che mi vengono visualizzati in qualsiasi momento nel mio bilancio, sottostante compreso. Quindi so che quando andrò a vendere quei SIDAI avrò quel bilancio da riscattare. Direi che questo è quanto. Come vi sembra? Lo utilizzerete? È uno strumento molto comodo e soprattutto decentralizzato. È uno dei pochi tool, a differenza per quelli che abbiamo visto di Nexo e Celsius, che è davvero decentralizzato in quanto opera su smart contract senza alcun tipo di intermediario. Quindi ci si esclude un po' dal rischio di fallimento, tra virgolette, o scam di qualsiasi tipo dell'azienda sulla quale occorre fare affidamento. Ditemi la vostra nei commenti. Alla prossima e buona serata.